Non credete che dopo il prossimo episodio la stagione sia finita, perché il prossimo episodio è il 9, mancano ancora il 10, l'11 e il 12, se non vado errato, penso di sì, e deve ancora succedere qualcosa, cioè non credete che questo arco qui sia l'unica parte bella, poi non succede un cazzo, perché preparatevi, insomma, qualcosina ci sarà pure nel finale. Detto questo, l'episodio ha soddisfatto le aspettative? Direi di sì, ma continuo a dirvi, cioè vi devo assolutamente ribadire che l'episodio di Melt lascia un impatto maggiore. Per quanto anche questo episodio è stato sicuramente gestito bene, bello da vedere, mo non, sinceramente non ho sentito troppo la presenza di Ufotable, nel senso che non mi è parso un episodio superiore più di tanto rispetto a altri che Doga Kobo ha fatto da solo, ma comunque era sicuramente un bel episodio. Detto questo, io credo comunque di preferire quello di Melt come effetto che mi ha lasciato. Cioè, mentre vedevo questo, sia nella scena con Kana, sia nella scena con Acqua nel finale, non ho provato le stesse cose e lo stesso stupore che ho provato nella scena di Melt. La scena di Melt è stata veramente, veramente figa. Come scena singola, magari come episodio nel complesso, questo qua comunque non la manda a raccontare. Perché nella prima parte abbiamo lo scontro tra Himekawa e Acqua, che giustamente, insomma, hanno la loro scena in cui combattono uno contro uno e poi parte il momento della recitazione a braccio, cioè dell'improvvisazione di Himekawa, poi di Aqua e infine anche di Kana. Questa parte vi devo dire che non me la ricordavo, cioè non mi ricordavo la scena in cui Acqua tiene le guanciotte di Kana, è molto, molto carina come cosa. Però sì, insomma, direi che è andata più che bene questa parte. Mi è sembrata anche molto incentrata proprio su nel cercare di far risplendere il più possibile Kana, anche perché hanno ribadito ancora una volta la questione della sua famiglia, quello che è successo. Io spero che dopo questo episodio qua non ci dicano più robe sul passato di Kana, almeno sulla parte inerente a quando lei faceva l'attrice, perché mi è sembrato che negli ultimi episodi hanno battuto parecchie volte su questo aspetto, cioè sul raccontarci come lei faceva l'attrice da piccola, i problemi che ha avuto. In questo caso ci hanno approfondito la madre, che per ora non si era mai vista questa figura della madre, non è che abbiamo capito bene i problemi che aveva causato, e qua purtroppo si è creata la stessa situazione già vista della madre che non è riuscita nella vita e quindi proietta i suoi sogni e le sue aspirazioni sul figlio, in questo caso Kana, che lei voleva, la madre da giovane voleva fare l'attrice, non ci è riuscita. Dato che Kana ha avuto un po' di successo, è come se la madre si fosse rivista nella figlia e quindi quando le cose hanno iniziato ad andare male si è sfogata su di lei. Una cosa simile, molto simile a Perfect Blue, nel senso. Un po' di similitudini ci sta con Perfect Blue. Ok che non si parlava di madre-figlia, ma lì Ruri e la povera protagonista hanno un rapporto di questo tipo. C'è da dire che in quel caso Ruri non era troppo, non faceva troppo pesare le cose alla protagonista. Qua è un po' diverso, ma comunque è molto, molto simile la questione. Cioè, pure lì c'era questa sostituzione di persona, praticamente. Cioè che lei non era riuscita a fare la idol e quindi rivedeva nella protagonista la idol che lei non è riuscita a diventare. Quindi molto simile come cosa. A parte questo, comunque sì, fanno anche vedere. Cioè, sembra proprio un episodio incentrato molto su Kana, questo, pure sul rapporto con Acqua. Cioè, il fatto che ormai è abbastanza palese che Kana proprio sia molto molto presa da Acqua, cioè vede in lui come proprio la luce della speranza, qualunque cosa, quindi magari prima o poi arriverà il momento che tutte queste cose che per ora si tiene per lei magari le tirerà fuori nei confronti di Acqua. Staremo a vedere, staremo a vedere. E poi sì, dopo questa scena qua in cui ci fanno rivedere per l'ennesima volta, ci approfondiscono per l'ennesima volta il passato di Kana, che io spero non diventi come la famiglia Todoroki, cioè dopo questo episodio basta. Abbiamo capito cosa ha fatto Kana da bambina, abbiamo capito il suo ruolo da attrice, le difficoltà che ha avuto. Non fate come la famiglia Todoroki, che poi mi taglio le vene se ogni tot episodi ci fate rivedere il passato della famiglia, della roba di Kana. Quindi va bene così. Abbiamo appreso tutto quello che c'era da apprendere. Non so in realtà se
può mancare qualcosa, ma credo che il personaggio di Kana a livello di backstory sia stato sviscerato abbastanza, quindi per ora secondo me basta con backstory riguardanti Kana, non ce n'è proprio bisogno, sarebbe un over un po' troppo, sarebbe un po' too much. Poi la scena che ne segue, molto bella, la scena che segue questa parte in cui Kana si risveglia, inizia a trovare la gioia nel recitare, molto carina, con anche qua molto ricorrente il tema della stella, il tema della... La stella in questo caso, non lo so, può essere intesa come felicità, di voglia di recitare, di... poi per carità, nel caso di Kana, lei, come ci hanno detto più volte, si era sempre repressa in questo ambito, nell'ambito del... della recitazione per evitare di creare problemi e per far andare bene i film e le produzioni in cui partecipava. Diciamo che in questo caso si è un po' lasciata andare e ha fatto quello che voleva fare. Quindi si è messa al centro dell'attenzione, ha recitato, come dice pure il regista qua, in modo proprio abbagliante, e quindi sì, ha messo in luce la vera se stessa in questa scena. Molto carina anche la parte in cui in cui ci sta Akane che gli parte un po' il sentimento Yuri nei confronti di Kana, perché ha rivisto in questo momento la Kana bambina che adorava, cioè la Kana bambina che quando recitava, che aveva fatto venire voglia ad Akane di entrare nel mondo dello spettacolo, l'ha rivista in questa scena e quindi giustamente si è emozionata. Posso dirvi che mi aspettavo qualcosina di più da parte di Akane, non mi ricordavo, cioè io ve l'ho detto che il manga non è mi ricordo tutto quello che succedeva, credevo che in questo episodio avremmo avuto anche delle scene in più da parte di Akane, cioè a livello proprio di combattimento, pensavo che ci sarebbero state più sequenze su entrambe, cioè sia su Kana sia su Akane, invece questo è come... Qualche episodio fa era incentrato quasi tutto su Akane, questo è stato solo su Kana, quindi si sono un po' divise le parti. E a sto punto il prossimo penso sarà su Acqua, anche se già questo è stato per tutta la parte finale incentrato abbastanza su Acqua. Cioè se ci pensate abbiamo avuto l'episodio 6 su Melt, con tutto l'approfondimento su di lui, il fatto di... quella scena bellissima e tutto quanto. L'episodio 7 su Akane, però più sulla questione anche del suo rapporto con Kana, di come era diventata un'attrice e tutto quanto. Questo episodio, l'episodio 8 su Kana, e anche qua ci hanno fatto vedere il passato di Kana, i problemi che aveva, la madre e poi queste belle scene. E il prossimo sarà su Acqua, anche se in questo caso è già cominciato. Perché qui, come potete vedere, da questa scena in poi, quando muore Sayahime, ci fanno vedere anche qua alcune scene su cose avvenute nel passato tra Acqua e il regista, che vi devo dire, tanto di cappello al regista, veramente top personaggio, molto di aiuto nei confronti di Acqua, soprattutto lo sta aiutando molto, e ovviamente lui aveva capito che era figlio di Ai, cioè l'aveva detto, ha fatto 2 più 2, non era troppo difficile da capire, aveva capito che sia lui che Ruby erano figli di Ai, e gli dispiace della situazione che si è creata relativa a perché lui sta recitando non mosso dalla passione, non mosso dalla gioia, da cose, ma dalla vendetta, come insomma, dall'odio, dal disprezzo, e quindi sì, come ha detto pure il regista, l'unica cosa che puoi fare è recitare soffrendo, cioè proprio soffrire mentre recita. In questo caso vabbè, poi come vediamo si ricorda di Ai, e mo non so quanto durerà ancora questa parte con Acqua, perché comunque anche qua era fatta abbastanza bene questa scena. Non so quanto durerà ancora questa parte, credo poco. Cioè se vi devo dire da quello che ricordo, questa parte incentrata su Acqua, forse altri 2-3 minuti, cioè 5 minuti, non è che dovrebbe occupare molto del prossimo episodio. Quindi sì, da una parte ci poteva stare inserire tutto in questo episodio, magari allungandolo anche un po', l'abbiamo già visto fare in qualche episodio fa che lo facevano da 25 minuti, questo invece dura i classici 23 minuti e 40, 24 minuti, quindi non mi ricordo cosa succede nel manga di preciso, tutte le robe, vedremo nel prossimo episodio se ha avuto senso fare questa, dividere questa parte inerente ad Acqua oppure no. Vi posso dire che adesso non mi ricordo, però nel prossimo episodio capiremo se ha avuto senso oppure no. E adesso leggiamo la chat. Se lo tengono per tirare il più possibile negli episodi dopo, probabilmente setteranno per il prossimo arco. Sì, sì, ovviamente. Però ripeto, non dare per scontato che i prossimi episodi saranno lenti o non succederà un cazzo, perché ti potrebbero stupire. Doveva finire al capitolo 65, per tutta la vita mi sono immaginato sto capitolo adattato, e il 65 doveva stare nel finale dell'episodio. E ci poteva stare. Io adesso non so solamente quanto dura la parte di Acqua,
perché potrebbe aver senso in realtà dividere se la parte che arriva adesso dura un po', 6-7 minuti, non credo, cioè alla fine ci hanno pure fatto vedere già un po' di flashback, non credo che ne metteranno altri nel prossimo episodio, quindi o fanno delle robe anime original per allungare, oppure la parte inerente ad Aqua, cioè la conclusione del Tokyo Blade durerà 5-6 minuti al massimo, e chi si è visto si è visto. Un sacco di fermi immagine, alcuni ce ne sono stati, ho visto, sì. Cioè, secondo me l'episodio di Melt era meglio. Nulla da dire, pure secondo me l'episodio di Melt era meglio. Cose già dette nell'ultimo episodio della prima stagione, non hanno aggiunto niente. Di cosa? Ah, relativo al personaggio di Kana? In realtà la cosa della madre non mi pare che l'avevano approfondita così tanto. Però, sì, cioè, dopo questa ulteriore cosa su Kana, non ha più senso parlarne. Quindi spero che non lo faranno più, altrimenti diventerà ridondante e mi romperò il cazzo. Devo dire che invece rivedere il suo trauma ritrattato mi ha fatto piacere, perché va a rompere un po' quello stereotipo anime del personaggio ha un problema, arriva il suo arco narrativo, si riscatta e lo risolve. Invece i traumi il più delle volte sono difficili da risolvere e superare. Ma parli sempre di Kana o di Aqua in questo caso? Forse più di Aqua parli. Sì, secondo me ci sta, cioè nel senso, sì, parli di trauma, quindi ovviamente parli di Aqua. No, ma in questo caso ovviamente ci sta, nel senso, qua non parliamo di una roba blanda, parliamo comunque della morte della madre, della morte prima della sua idol preferita e poi di sua madre, quindi ci sta che questo trauma non l'abbia superato schioccando le dita. Mo vedremo, vedrete se migliorerà questa situazione di Aqua a livello di come reagisce a cose che gli ricordano la morte di Ai. Quindi sì, comunque la situazione cambierà andando avanti. Ormai posso dire che avendo letto tutto il manga Kana è diventata tipo la famiglia Todoroki, ma anche peggio. E speriamo di no, cioè è proprio quello che vi ho detto in questo episodio. La backstory di Kana è bella, rende il suo personaggio, è un personaggio con sostanza Kana, ma non credo ci sia bisogno di ribadire questa cosa ancora, cioè, al limite si può comunque vedere un po' lo sviluppo che può avere, il miglioramento nel risolvere, adesso dovrebbe averlo risolto, nel senso, cioè, questo blocco che aveva nel recitare dopo questo episodio grazie ad Aqua dovrebbe averlo, non dico risolto del tutto, ma per grossa parte dovrebbe averlo risolto, quindi cioè non mi aspetto nelle prossime volte in cui la vedremo recitare sia come attrice sia come idol, non mi aspetto che si blocchi di nuovo per paura di queste cose che, di tutti questi timori, tutte queste paure che aveva da quando recitava da bambina. Quindi questa cosa non me l'aspetto più, ma staremo a vedere. Se il prossimo non me lo fanno come quello di Melt, divento una piromane. un po' eccessivo. Però sì, cioè, da quello che ricordo, la parte che arriverà nel prossimo episodio dovrebbe essere molto emozionante e molto figa. Quindi staremo a vedere. Dovrebbe essere molto molto figa. Per me Aqua tira fuori il suo lato peggiore che lui odia. Ah, ma sì, anche quello. Cioè, non credo che Aqua sia molto contento di fare quello che sta facendo, cioè di recitare in una maniera del genere. Quindi spero che prima o poi pure lui riuscirà un minimo a risolvere questa sua problematica della vendetta, cioè questa sua fissazione per la vendetta. Io devo sempre fare quello controcorrente, però io, regista, se vedo il mio pupillo quindicenne avere mommy issue, due paroline alla tutrice gliele direi. Aspetta, fammi capire. Mi scusi signora, ma il suo figliastro non sta bene con la testa, un contorino. Cioè, non ho ben capito cosa dovrebbe. Ah, dici che. Ma il fatto. Ma alla fine sai qual è? Cioè, secondo te il regista avrebbe dovuto dire, dopo aver scoperto questa cosa su Aqua, il regista avrebbe dovuto intervenire in qualche modo e dire alla tutrice, cioè alla tizia, quella là, avete capito? Non lo so, di aiutarlo in qualche modo. Che devono fare? Nel senso, cioè, alla fine è pure andato da uno psicologo per molto tempo, ce l'hanno detto che ha seguito dei percorsi di riabilitazione, quindi non lo so, nel senso, che dovevano fare? Lo dovevano mettere in un manicomio fino a che non gli passava? Non credo che più di questo potevano fare, però vedremo. Infatti, lo mandi dallo psicologo, che poi tra l'altro non può neanche dire, per carità, lo psicologo ha comunque, come si dice, il segreto professionale, quella cosa là, cioè non può teoricamente rivelare cose che gli dicono i clienti, i pazienti, però sì, vatti affidati uno psicologo. Io sono in pari con il manga e non mi ha dato questa sensazione della famiglia Todoroki, ma non credo assolutamente che farà, che Aka Akasaka possa fare una roba come ha fatto Horikoshi in My Hero Academia con Todoroki. Penso, dai, su. Detto questo, quindi, che voto diamo a questo episodio? Che comunque, a parte che
come scena singola importante non è sullo stesso livello di quello di Melt, ma è comunque un bel episodio, perché unisce la parte con Kana all'inizio e la parte con Aqua pure alla fine, barra all'inizio quando sta contro i Imekawa. Quindi è un episodio che ha sia una parte incentrata molto su Kana, sia una parte incentrata molto su Aqua. Quindi non è male, non è sicuramente male come episodio, come voto, però ecco, forse qua è più da 9 meno che da 9. Non gli darei 9 a questo episodio. Se ho dato 9 all'episodio 6 con Melt, a questo sì, 9 meno probabilmente è il voto suo. Ci sta. Comunque sicuramente è meglio dell'episodio 7, quello.